Donna manager, madre e imprenditrice di se stessa, Miss TV ha incontrato Sabrina Loi, art director di At a Glance, la nuova frontiera della comunicazione. Io mi occupo di comunicazione, in gergo tecnico il mio lavoro è definito art director. L'art director appunto è colui che crea insieme al copywriter delle campagne di comunicazione. Dalle campagne di comunicazione e dallo studio dell'azienda scaturiscono tutti i materiali di comunicazione che l'azienda desidera. Noi sappiamo che tu sei una giovane imprenditrice, ma sei anche madre, donna di talento, quindi insomma far conciliare tante cose insieme probabilmente fa nascere qualche problema. Ha richiesto delle scelte, perché avevo delle opportunità anche di lavorare fuori dalla Sardegna come vice direttore creativo in una società, in un'agenzia che aveva sede a Cagliari e a Milano. E poi, quando ho dovuto scegliere tra la carriera fatta fuori dalla Sardegna e invece stare in Sardegna e fare appunto creare una famiglia, ho preso questa decisione, quest'ultima decisione, e da lì è iniziato tutto un percorso di lavoro in proprio, come prima come freelance e poi oggi come imprenditrice. Ho aperto una nuova società che si occupa appunto di comunicazione, branding e tecnologie innovative, quindi applico tutto quello che è la comunicazione tradizionale anche alle nuove tecnologie. Attraversiamo oggi un periodo particolare nella comunicazione, le difficoltà che è scontato da dire affrontano ogni giorno le aziende. Oggi più che mai è necessario trovare dei nuovi metodi per comunicare, e grazie a internet, al web 2.0, abbiamo grandi e nuove possibilità. Quindi per le aziende non è più necessario fare grandi investimenti per comunicare, ma è sufficiente utilizzare i nuovi mezzi, affiancati in alcuni casi alla comunicazione tradizionale, oppure anche da soli, completamente da soli. Quindi i nuovi mezzi, per intenderci, sono YouTube, la comunicazione 2.0 si sta rivolgendo sempre di più a questi canali, quindi ai video interattivi, video che vengono pubblicati attraverso i social network, condivisi, e anche perché l'utente ha cambiato proprio modo di vedere la pubblicità e la comunicazione. Se prima lo vedevamo come prigioniero della televisione, quindi se ne stava lì a guardare la pubblicità passivamente, esatto. Oggi invece è attivo consumatore e produce lui stesso la comunicazione delle aziende. Quindi oggi più che mai il passaparola è all'ordine del giorno. Come si comunica? Si comunica facendosi conoscere, facendo conoscere i propri valori e condividendoli con gli utenti, il proprio target. E il target condivide a sua volta, fino a creare appunto la comunicazione dell'azienda.